Ciao gente, io sono Lilith e oggi a grande richiesta parliamo di chi si può tatuare e chi non si può tatuare. Spesso tantissime persone, sempre di più con l'andare del tempo, vogliono avere un tatuaggio, però magari non sanno se possono farlo, magari prendono determinati farmaci, non sanno se vanno bene con un tatuaggio o meno, hanno un certo tipo di pelle, tutte queste cose qui. Oggi cerchiamo di chiarire in modo leggermente più medico chi si può e chi non si può tatuare. Se uso dei termini che non capite, che magari io fino alla settimana scorsa non conoscevo, scrivetemelo sotto nei commenti e io vi spiegherò che cosa sono. A proposito di età, dicevamo che sempre più gente si tatua, infatti se hai 120 anni, non so quanto ti convenga, ma puoi farti un tatuaggio a 120 anni se sei abbastanza in salute. Il problema è inverso, e se sei troppo piccolo non puoi farti un tatuaggio, infatti con meno di 18 anni non puoi essere tatuato senza la scritta, la firma di entrambi i genitori. Entrambi, ciò significa che se avete due genitori, anche se sono separati o se stanno insieme, c'è bisogno della firma di entrambi. Se avete meno di 16 anni, invece, è possibile che molti tatuatori non vi tatuino per, come si dice, problemi loro, nel senso che si trovano contro al tatuare persone troppo piccole. Però in teoria anche con meno di 16 anni, sempre con la firma di entrambi i genitori, potete essere tatuati. Tutte le carnagioni, sfatiamo questo mito, tutte le carnagioni, dalla più pallida o ancora più pallida della mia alla persona più scura di pelle che conoscete, può essere tatuata. Ovviamente una persona chiara di colore risalterà molto di più il tatuaggio, perché il nero spicca sul bianco mentre il nero sul nero si vede molto meno, ma questo non vuol dire che non si possa essere tatuati. L'unico problema che insorge nel tatuaggio con le persone di pelle scura è il colore, perché il colore si attacca molto di più sulla pelle chiara. Quindi se voi avete la pelle chiara e usate un determinato blu e mettete insieme a voi altre due persone, una magari mulatta e una scura, e fate lo stesso tipo di blu su tutte e tre le persone, ovviamente su quello bianco sarà molto più sparaflescioso e acceso. Stessa cosa per il bianco, che uno dice: ma il bianco sul bianco non si vede, il bianco sul nero si vede. Se il nero sul bianco si vede, il nero sul nero non si vede. Invece no, ah, che casino, perché appunto la melanina delle persone di colore assorbe questo colore e il bianco si vede molto meno, anzi rischia di diventare giallo. È inutile che ve lo andiate a ripassare tutte le settimane, perché tanto andrà sempre via e tornerà sempre giallino, mentre sulle persone chiare di pelle si vede di più. Prima di fare un tatuaggio è bene che voi sappiate che non potete bere alcolici, fumare o farvi sostanze stupefacenti, prendere determinati farmaci come ad esempio il cortisone oppure gli anticoagulanti o tutti quelli che hanno a che fare con la fluidità del sangue. Questo perché? Perché l'alcol e le sostanze stupefacenti aumentano tantissimo il flusso sanguigno, quindi il tatuatore poraccio vi appoggia l'ago e voi iniziate a sanguinare come dei maiali, e non è bello né per voi che vi fate tatuare né per noi che vi tatuiamo, e quindi se potete evitate. Altra cosa riferita soprattutto alle donne: non fatevi la ceretta il giorno prima del tatuaggio o peggio il giorno stesso del tatuaggio, tanto il tatuatore andrà con la sua bellissima lametta a fare anche solo se avete un micro pelo. Questo perché? Perché la ceretta infiamma la pelle e non si può tatuare su una pelle infiammata. Quindi è inutile, se volete potete farla magari due settimane prima, ma comunque poi il tatuatore passerà la lametta perché ci sarà la ricrescita. E come dice la dottoressa che ci tiene in corso, non è una volta la lametta che poi vi crescono i tronchi, quindi non preoccupatevi. Come dicevo, quindi sulle infiammazioni non si può tatuare, perché già il tatuaggio in sé provoca un'infiammazione, perché il colore all'interno della pelle dà fastidio al nostro corpo perché lo rileva come sostanza dannosa e quindi cerca di mandarlo via e crea una leggera infiammazione. Se tatuate su un'infiammazione viene una doppia infiammazione e magari vi cade un braccio, non lo so, qualcosa di brutto comunque. Sulle macchie c'è una grande differenza. Quindi sulle macchie contenuto ematico non si può assolutamente tatuare, mai. Mai. Ogni tatuatore non dovrebbe mai tatuare su una macchia contenuto ematico, ma magari non lo sa, magari non la sa distinguere. Se voi sapete di avercela, non fatevi tatuare lì sopra. Mentre nelle macchie a contenuto melanico, si dice melanico? Sì, melanico, yay! Si può tatuare. Quindi, macchie a contenuto melanico cosa sono? Sono ad esempio la vitiligine.
ormai va abbastanza di moda la vitiligine, nel senso che tante modelle ce l'hanno, ed è quella malattia che ti fa sembrare una mucca. Quindi sei un po' bianco, un po' scuro, così. Lì ad esempio si può tatuare. Sui nei o sulle lentiggini, che sono altre macchie a contenuto melanico, sulle lentiggini si può tatuare senza problemi. Sui nei perché non si può tatuare? Di per sé un neo piatto in salute si potrebbe tatuare, non succede niente se viene tatuato. Ma non si fa tatuare per il motivo che se un giorno dovesse venire controllato perché diventa strano, diventa un carcinoma della pelle, tutte queste cose qui, non può più essere controllato perché l'inchiostro lo nasconde. Quindi, teoricamente si potrebbero tatuare i nei, ma è meglio che voi non lo facciate per i controlli successivi che farete prima o poi nella vita. Io tipo ne faccio uno tra una settimana, ho paura. Vabbè, abbiamo capito. Ovviamente su papuli e noduli non si può ovviamente tatuare, e nemmeno sulle vescicole, tranne sulla dermatite. La dermatite è un tipo di vescicola che però, se non esagerata, se come la mia, quindi una dermatite atopica, tranquillissima, che ce l'hai da tutta la vita, te la terrai per tutta la vita, ma che non crea croste, a meno che tu non stia lì a grattare per ore e ore e ore, non ha pus, queste cose qua, si può tatuare tranquillamente. La guarigione sarà molto più lenta, molto più difficile, ma non c'è nessun problema nel tatuare. Poi ovviamente sui rimanenti, che sono pustole, pompi e squame, non si può assolutamente tatuare, tipo sulla psoriasi o sugli eczemi, sull'acne, queste cose qui. Ma lì ci si arriva, cioè io penso che chiunque sappia che magari se ho la psoriasi qua non mi vado a fare un bel tatuaggione sul gomito. Però non si sa mai. Un'altra cosa importante da sapere è il fenomeno di Koebner, lo chiameremo Koebner, magari non è giusta la pronuncia. Ma è un fenomeno sulla nostra pelle che attraverso microtraumi fa uscire delle malattie. Queste malattie sono ad esempio la psoriasi, il lichen o la vitiligine. Questo non vuol dire che se vi fate un tatuaggio e non avete la vitiligine vi viene, o se non avete la psoriasi vi viene. È un discorso, non dico difficile, però un po' complicato. Se voi avete di vostro la vitiligine, ad esempio sulle mani, solo sulle mani, o la psoriasi solo sui gomiti, facendo un tatuaggio, che ne so, sulla schiena, che non è attaccato né alla vitiligine né alla psoriasi, il corpo potrebbe reagire al microtrauma dell'ago che vi taglia la pelle, facendola venire fuori. E nella vitiligine vi viene semplicemente un bordo bianco sotto, e quindi dici, vabbè, fa un effetto un po' 3D, sai, un po' di ombra, luce, queste cose qui. Con la psoriasi potrebbe squamarsi tutto il tatuaggio, e direi che non è assolutamente bello. Quindi io vi consiglio, poi voi potete farlo, però vi consiglio, se avete la psoriasi, di evitare di farvi un tatuaggio, oppure di farlo mentre prendete farmaci che combattono la psoriasi e che quindi l'attenuano, in modo tale che non esca proprio mentre tatuate, cioè mentre vi fate tatuare, perché potrebbe essere traumatico. Passando alle lesioni secondarie, non si possono tatuare, nessuna lesione secondaria può essere tatuata. Quindi tipo l'atrofia, la comedone, queste cose qui. Ma nelle lesioni secondarie abbiamo anche le cicatrici. Ora, è una cosa che va molto farsi tatuare le cicatrici, specialmente tipo se si è avuto un tumore o se si è sofferto di autolesionismo e queste cose qua. Ora, non tutti i tipi di cicatrici possono essere tatuate, ed è bene che voi sappiate determinate cose. Se la vostra cicatrice si è trasformata in un cheloide, che sono quelle cicatrici che al posto che essere piatte vanno lì fuori, ovviamente non può essere tatuata, perché il cheloide è una pallina di pelle ma che è venuta fuori per un'infiammazione, quindi sarebbe meglio non toccarla. Le cicatrici grosse possono essere tatuate, sì, ma dopo anni che si sono guarite. Non è che vi fate una cicatrice e dite, wow, il giorno dopo me la vado a tatuare. No, non funziona proprio così. Un altro problema delle cicatrici è che loro si fermano perché il taglio, il graffio, l'incidente, quello che è stato, è arrivato fino al derma e ha spaccato la pelle, e quindi si forma quella che noi vediamo come cicatrice. Il problema è che la pelle in profondità, mi servono entrambe le mani, è fatta tipo reticolo. Quando c'è una cicatrice, questo reticolo non è più un reticolo, è tutto un ni, avete capito, no? E quindi se tu ci metti l'ago, c'è la possibilità che venga comunque perfetto come se ci fosse il reticolo, ma c'è la possibilità che l'inchiostro vada in giro per la cicatrice, o che non rimanga la linea dritta, o che macchi, e tutte queste cose qui. Quindi se volete farvi tatuare una cicatrice che magari è piccolina come un taglietto, magari solo una riga dove c'è appunto la cicatrice verrà
non proprio perfetta. Se volete farvi fare un tatuaggio grande come tutta la coscia, perché vi siete ustionati tutta la coscia, sappiate che è una bellissima idea, ma che c'è il rischio che il tatuaggio non venga proprio come ve l'aspettate. Le lesioni patognomiche ovviamente non possono essere tatuate. Le lesioni patognomiche sono tipo la scabbia, ma vabbè, se la scabbia non ti fai tatuare. Oppure anche solo le tine, che sono i funghi della pelle. Tutti almeno una volta nella vita abbiamo avuto un fungo alla pelle, anche magari senza saperlo. È una cosa molto comune. E se hai un fungo sul gomito, può essere tranquillamente tatuato sulla gamba, ad esempio. Però se hai un fungo sulla gamba, non ti fai tatuare sulla gamba, perché il fungo di per sé è una cosa abbastanza contenuta. Ma tu con l'ago potresti trasportare le particelle di fungo in giro per tutta la gamba e poi ti ritrovi un fungo grosso così e dici, cazzo, forse devo andare in pronto soccorso. Diciamo che non è molto conveniente. Un altro argomento abbastanza comune è la candida. Ora, io non sto parlando di candida a livello di genitali, anche perché pochissime persone si fanno tatuare a livello dei genitali, però la candida può venire anche a livello delle dita, come patereccio o come intertrigine nelle grandi pieghe, quindi magari sotto la pancia, tra i glutei, sotto le ascelle, così, o ancora peggio qua. Molto spesso quando vedete i vecchietti con la bevetta qua, non è bavetta, ma se è costante loro la tolgono e rispunta, è candida. Ora, la candida è un fungo e anche quello può essere trasportato in giro, e cosa peggiore, anche se i tatuatori sono ben coperti, potrebbero attaccarsela. Quindi se avete la candida, evitate di farvi tatuare, per favore. Lo chiediamo noi per voi, cioè, insomma. Un argomento molto discusso sono i virus, tutti i tipi di virus, quindi l'herpes, quello della bocca ovviamente sto parlando, perché ripeto, sempre ai genitali, non tutti si fanno tatuare lì, ma anche la varicella è un virus, il fuoco di Sant'Antonio, il papilloma virus, quindi anche le verruche sono virus, tutte queste cose qui, l'AIDS e l'epatiti, in realtà l'HIV e l'epatiti. Ora, se io ho l'HIV, ho l'epatite, ho l'herpes, posso farmi tatuare, però devo dirlo al tatuatore. Il tatuatore, per privacy, non può costringervi a dirgli la verità. Nel senso, se io ti chiedo, hai l'HIV, tu puoi dirmi, guarda, non voglio dirtelo. Oppure puoi dirmi, guarda, non lo so. E puoi farti tatuare, perché alla fine sul tatuaggio non influisce. Il problema è che, essendo malattie che si trasportano col sangue, se voi lo dite a un tatuatore è meglio, perché lui prende più precauzioni, i vostri aghi li butta da soli e sterilizza tutto molte più volte, centinaia di volte in più, onde evitare che lui stesso, che altri clienti, possano prendersi i vostri virus. Quindi se voi avete un virus, non è detto che non possiate tatuarvi, però sarebbe meglio che ve lo dicesse apertamente, in modo tale che si limitino gli effetti collaterali che potrebbero esserci. Chiudo questo video con due cose che secondo me sono più che ovvie, ma per molte persone non lo sono, ed è: se sei incinta non puoi essere tatuata. Perché? Perché l'inchiostro finisce sotto la pelle e il corpo cerca di defluirlo, cerca di mandarlo via. Ora, girando in giro per il corpo, l'inchiostro potrebbe arrivare al bambino e ovviamente non gli fa bene. Però molte persone magari non ci pensano e quindi se siete incinta non fatevi tatuare. Se pensate di essere incinta, fate un test prima di farvi tatuare. E altra cosa, se avete le difese immunitarie basse, che possa essere anche solo tipo nel mio caso una tracheite oppure un'influenza, serve meglio che voi vi facciate tatuare quando state bene. Perché? Perché il tatuaggio può provocare infiammazioni, comunque una lesione cutanea, e se state male di per sé, quindi i vostri linfociti non funzionano proprio benissimo, potrebbe infiammarsi, avere infezioni gravi o altre cose brutte, altre reazioni collaterali che magari se state bene non vi vengono. Quindi il mio consiglio è fatevi tatuare se state bene. Se state male magari chiedete di spostarvi l'appuntamento. Ora, il video è finito qui, spero che sia stato interessante, sia stato utile. Se vi è piaciuto, per favore lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici, perché l'informazione è davvero importante. Se non avete capito qualcosa o se avete altre domande, fatele pure sotto nei commenti. Vi ricordo che qui lascio gli altri video e qui l'iscrizione al canale, che se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Sotto in descrizione ci sono tutti i miei altri social network, se vi piaccio come personcina carina e coccolosa potete stalkerarmi ovunque.
E sti cazzi, ci vediamo al prossimo video.